Una buonasera e un ben ritrovati per un'altra puntata della rubrica Orvieto ieri ed oggi. Il primo tema infatti della serata si ricorda Barzini, il grande inviato speciale orvietano, di cui qui a Orvieto ogni anno c'è il premio Barzini, quindi è tenuta la sua bravura, è tenuta in vita appunto da questo ricordo, da questo succedersi di questo premio. Ecco, beh, noi questa sera faremo vedere delle immagini veramente interessanti del 1907, quando appunto Barzini, ecco, fece un raid Pechino-Parigi. Vedremo con quale macchina, vedremo su che strade correva, e quindi una cosa veramente curiosa che sicuramente interessa tanti. Ecco, possiamo anche dire così per annunciare che comunque era il 1907 di questo raid, ma che Barzini si trovava giù a Pechino fin dal 1900 come inviato speciale del Corriere della Sera e del Daily Telegraph. Vi auguro, ecco, un buon ascolto e vado a salutare gli ospiti. E come sei gli ospiti? Mauro è il conduttore, padrone di questa trasmissione, Sandro non so proprio dire un ospite perché oramai è un abitué e poi ecco ci fornisce di quel materiale veramente speciale, ecco, come questa sera quello che tratterà Barzini. Bene Mauro, allora puoi incominciare a parlare. Sì, comincio con... Ci abbiamo qui il caro amico ingegnere Sandro, io adesso lo chiamo, certo, Sandro, certo, una volta ingegnere, vero, che ha un documento molto molto interessante appunto che riguarda direttamente un orvietano, ovvero un orvietano che ha dato lustro a questa città nel corso di quasi un secolo, insomma. Quindi lascio la parola a chi appunto meglio di me può parlare sull'argomento. Dunque stasera parliamo di uno dei tanti episodi della vita di Barzini, grande orvietano. È un episodio che, come altre cose che abbiamo parlato in altre puntate, è molto noto, estremamente noto all'estero e qua in casa molto di meno. Che risulti a me soltanto questo giornale, che è il quadrimestrale dell'ISAU, Istituto Storico Artistico Orvietano, Lettera Orvietana, sì, no? Ha ricordato con un succinto ma molto chiaro articolo che nel 2007 si compivano i 100 anni di questa avventurosissimo raid da Pechino a Parigi. 1600 chilometri di percorso, senza strada, nel 1907, non che le cose siano tanto cambiate oggi. Questa gara, per inciso, viene svolta ancora oggi, perché è estremamente interessante. Strano che anche la televisione nazionale non ne parli, fa vedere la Parigi-Dakar, fa vedere il Camel Trophy, questa Parigi-Pechino, anzi Pechino-Parigi, se ne parla un po' di meno, a Orvieto direi niente. Eppure fu sicuramente nel 1907 un evento eccezionale che è stato seguito in tutto il mondo. Barzini, allora giovane, poi vedremo l'immagine piano piano, era comunque un quotato, anzi è stato il capostipite degli inviati speciali. Era già, come ricordava Enzo prima, in Cina da 7 anni, perché aveva seguito la guerra dei boxer, che magari in un'altra puntata vedremo di che si parla. E quindi era un grande conoscitore della Cina, del nord-est della Cina in modo particolare, e poi anche di una ferrovia molto importante, viva tuttora, che si chiama Transiberiana, che collega Vladivostok, città siberiana davanti al Giappone, a Mosca. Questa sua conoscenza del territorio ha permesso all'equipaggio italiano, fatto da 3 persone, fatto dal, chiamiamolo, sponsor, chi ha pagato le spese, il principe Scipione Borghese, da Luigi Barzini, che oggi potremmo definire navigatore, cioè quello che conosceva le strade, i percorsi, come fare, le persone, dove chiedere aiuto, era un po' il vero organizzatore, no, senza un po', era il vero organizzatore del raid. E poi da Guizzardi, che era un sottufficiale di cavalleria che faceva l'autista. È un percorso durissimo, perché lungo questi 1600 chilometri
non c'erano, e direi che non ci sono tutt'oggi, posti di riferimento, non c'è il benzinaio. Nel mio ultimo viaggio in Cina, 9 anni fa, il benzinaio che si incontrava era un signore che aveva un tavolo da campeggio dove sopra aveva 2 taniche da 20 litri, una per la benzina e una per il gasolio, tutte piene di tacche per misurare la quantità versata, e questi erano i servizi. Stiamo parlando dell'interno della Cina, ovviamente, non stiamo parlando né di Pechino, né di Shanghai, né di Hong Kong, stiamo parlando dell'interno della Cina. Quindi è stato un viaggio avventuroso, poi vedremo le immagini, che, torno a dire, in tutto il mondo ha lasciato un momento d'avventura che dura tutt'oggi. E qua in Orvieto, appunto, torno a dire, che sappia io perlomeno, che non mi siano sfuggite altre pubblicazioni, solo il quadrimestrale dell'ISAO ne ha parlato. Però c'è il premio Barzini tutti gli anni, bisogna riconoscere. Sì, no, parlavo dello specifico raid molto, molto particolare. Allora, potremmo cominciare così, magari Benissimo. Poi ogni tanto ci fermiamo. Ecco, diciamo, cominciamo a vedere delle immagini. Quella che abbiamo visto prima, che poi rivedremo un attimo, era il manifesto di invito alla Pechino-Parigi, al centenario della Pechino-Parigi, o invito in macchina, quindi proprio per una gara che si fa, come si diceva prima. E qui entriamo nel percorso, ecco, nel percorso della Pechino-Parigi. Qui vediamo 2 cartine, perché gli equipaggi in partenza gli equipaggi in partenza erano 5, di cui 4 hanno deciso di fare il percorso mostrato in alto dalla cartina, che collegano tutte e due comunque Pechino a Parigi, mentre invece il nostro Barzini ha fatto il percorso più in basso, un percorso estremamente più difficoltoso, come vedremo dopo le immagini seguenti, ma un percorso che per le conoscenze proprio di Barzini gli ha permesso di arrivare 20 giorni prima di tutti gli altri gruppi a Parigi. Quindi qui il ruolo di conoscitore dell'area di Barzini è stato preziosissimo, perché 20 giorni sono 20 giorni, insomma, è quasi un mese. Parrebbe invece che il secondo, quello in basso, è più tortuoso È molto più tortuoso. Però è arrivato prima. È arrivato 20 giorni prima. Non solo più tortuoso, ma anche più brutto, perché ha fatto percorsi sterrati, è rimasto nel fango più volte. Ma allora era più corto? Più tortuoso, ma più per arrivare prima, in un percorso più difficile. Eh no, si è saputo organizzare. Ah, ecco, quindi è stato più bravo. Siccome sapeva i rischi che andava a correre, lui quando è partito come gli altri d'altronde, però lui ha scelto degli specialisti. Si è portato dietro molti operai, si è portato dietro la benzina. Ricordiamo che la macchina di Barzini consumava 1/3 di litro al chilometro, quindi vuol dire 33 litri per 100 chilometri. Ne ha compiuto un viaggio di 1600 chilometri, vuol dire che aveva bisogno di più di 5000 litri di benzina, che chiaramente non c'entra in un serbatoio. Quindi lui si è organizzato con cammelli, che sembrano animali africani ma sono anche asiatici. Dopodiché Barzini, conoscendo la zona, ha fatto importantissimo. Per certi tratti, come vedremo dalle fotografie che seguono, ha seguito la linea ferroviaria. Questa era la macchina? Questa era la macchina. Questa era una Itala, una macchina fatta a Torino, 24 cavalli di potenza, quindi stiamo a livello di una 600, ma forse anche meno. Le altre macchine in genere erano delle Dion Bouton francesi, molto più leggere. Barzini ha scelto questa macchina, che invece era molto più pesante, perché secondo lui, e il fatto che è arrivato 20 giorni prima rispetto agli altri gli ha dato ragione, era la macchina più adatta per fare quel percorso. Qui vediamo che invece del parafango ci sono delle assi, perché lui sapeva di incontrare sia delle buche di fango, e l'ha incontrate come vedremo, sia dei grandi massi che potevano
incastrarsi. Quindi ha fatto togliere i parafanghi e ha messo queste molto più ampie. C'è bei fari. C'è anche bei fari. No, è stata studiata, proprio conosceva il luogo, sapeva di quello di cui aveva bisogno. Questa macchina esiste tuttora, è stata revisionata tanto per cambiare dalla Fiat e questa nel museo della Fiat a Torino. Questa è una fotografia della macchina messa in museo, che è quella che abbiamo visto prima, scontornata. Qui l'Italia ogni tanto si ricorda di queste cose e nell'89 fece un francobollo commemorativo della tratta Pechino-Parigi. Ecco, quindi Beijing, dove o Pechino, dove è partito, è in alto a destra. Ecco, partì da lì perché Barzini fu con i primi italiani che erano marinai alla conquista dei nostri possedimenti in Cina nel 1900. Quindi nel 1907, come ricordava Enzo prima, erano già 7 anni che era lì e si era fatta una grossa cultura delle abitudini, delle persone, dei mezzi a disposizione e delle strade. Nel 1907 un quotidiano francese, Le Matin, lanciò una specie di sfida, dice: ma oggi che c'è l'automobile che riesce a muovere il mondo, ci sarà qualche pazzo che riuscirà a fare la tratta Pechino-Parigi e dimostrare che con l'automobile si può andare ovunque, che non è solo un mezzo di passeggio? E alcuni accettarono, tra cui il nostro Barzini con il principe Borghese e con l'autisti, e iniziò. Era un avventuroso. Decisamente, poi vediamo i posti, era avventuroso. Tra l'altro era il gruppo meno numeroso, fatto solo da 3 persone. E effettivamente non c'erano strade come le intendiamo. Ecco qui, tanto per ricordare che nelle nostre colonie italiane in Cina circolavano ovviamente francobolli italiani, non in lire perché la valuta era il tael. Ecco. Questa è una banconota italiana, come si vede in alto c'è scritto, forse è meglio aspettare l'altra faccia che almeno è scritto in italiano, cioè in inglese, si è scritto la banca italo-cinese, corporazione della banca italo-cinese, cioè noi emettevamo valuta, questa è una banconota da 10 yuan, e questo è il giovane Barzini, orvietano, con 1000 attività, amante sicuramente dell'avventura, in possesso di grosse doti. Questo è esattamente Barzini nel giugno del 1900, quindi 7 anni prima della gara, quando stava insieme ai nostri soldati, ai nostri marinai. Questo è Barzini un po' più avanti in età, ma è l'unica fotografia di profilo che ho trovato, e quindi per completare il volto di Barzini ho messo questa. Questa è una fotografia storica, di seguito ne vedremo 3 o 4 che sembrano le stesse, ma sono fatte da macchine diverse. L'arrivo a Parigi, quello a sinistra è il principe Borghese, quello al centro con la sigaretta è Luigi Barzini e accanto ovviamente c'è l'autovettura Itala. Questa è una fotografia che si trova in tutto il mondo, proprio perché sono stati scritti dei libri che vedremo alla fine, uno dei quali si chiama Gli autisti pazzi, perché ce n'era motivo, insomma, ce n'era motivo. Beh, i raid che fanno oggi con tutte le comodità diventa un passatempo. Perché... diventa un passatempo, sì. Qua è effettivamente... Qui era un'avventura, probabilmente l'ha fatta con piacere lui, però evidentemente era anche un rischio grosso, insomma. Oggi i rischi sono... Ecco, questa è la partenza dalla delegazione italiana di Pechino, quella che oggi è della più o meno tristemente famosa piazza Tiananmen. Allora era così. Questi sono i 5 equipaggi che partono, 4 autovetture e un triciclo motorizzato. Il percorso che ha fatto Barzini, solo lui l'ha fatto? Sì, solo lui. E quegli altri 4 invece stavano in compagnia? Perché Barzini sapeva dove passava la Transiberiana, per cui ha fatto molti chilometri a cavallo delle rotaie.
È stato intelligente però, dice, per forza non sbaglio, dai, seguo quella. Dopodiché si è appoggiato, vediamo tre persone in bianco, che sono tre marinai italiani, che si è appoggiato al fatto che l'Italia aveva delle colonie in quelle zone, quindi ha fatto forte. Questa è una cartolina che girò, Barzini è quello in alto, in piedi sulla macchina, la guida del principe borghese, in quel momento l'autista. Ecco, qui cominciamo a vedere le strade, se le vogliamo chiamare strade. Strade è un modo di dire. Effettivamente sterrate, l'autovettura aveva solo le balestre perché gli ammortizzatori sarebbero arrivati dopo. Qui sopra la macchina vediamo un mandarino, non quelli che si mangiano. No, senza semi. Senza semi, sì, era un politico, un governatore di una regione, ecco, che quindi per motivi diplomatici avevano fatto accomodare sulla macchina. Ecco, ancora il mandarino che fa il giro con la nostra Itala, mentre tutti li guardano stupiti perché probabilmente erano le prime autovetture che vedevano in Cina come anche in Italia. Qui vediamo degli scorci dove quasi non c'è continuità tra fiume e spiaggia, c'è fango, c'è acqua, strada non ce n'è. Questo è l'inizio del deserto del Gobi, un deserto più o meno come quello africano, con qualche sasso in più, ma altro grande problema era quello del rifornimento d'acqua, perché queste macchine erano raffreddate d'acqua, non c'era liquido e Barzini sapeva dove trovarle. Questo è l'autista che rifornisce dell'acqua trovata la vettura. I due corpi vicino alla ruota di scorta di dietro sono serbatoi di benzina, ma comunque insufficienti. Ecco, questo è il deserto del Gobi, che potrebbe anche essere un deserto africano, insomma. Non... No, perché c'è un albero. Ah, non c'è un albero. Ecco, questo è la macchina sotto un tratto della grande muraglia cinese, ovviamente. E qui già gli va meglio perché vedo che è un po' in piano. Queste sono cartoline, una fotografia abbiamo visto anche prima, ma queste cartoline hanno fatto un po' il giro del mondo. È più facile trovarle in America o in Germania piuttosto che in Italia. Questo è uno dei tanti centri abitati, come li chiameremmo oggi, dove si è soffermata un attimo la macchina e l'equipaggio. L'immagine parla da sola, insomma, non c'è niente. Uno dei tanti impantanamenti, e quindi tutte quelle persone intorno servivano poi per togliere d'impaccio la ruota. O in questo caso, quella, chiamarla strada viene da ridere, insomma, questi signori spingevano un guado, sempre perché non c'era né macchina né ponte. Qui c'è quel signore al centro con la barba, che era un osservatore inglese che doveva garantire l'assenza di trucchi, tutto a posto. Gli altri sono notabili cinesi, ancora impantanamenti, è tutto un impantanamento quel viaggio. E questi piccoli cinesi sono quelli che contrabbandavano anche i Garibaldi dalla Cina al Perù. I colis, cioè povera gente che doveva sopravvivere. Ecco, questi sono i percorsi, 16.000 chilometri in parte fatti in queste condizioni, un'impresa veramente eccezionale, con una macchina da 24 cavalli, insomma. Ecco, qui passiamo dal deserto al fango, passiamo a una zona completamente sassosa, col rischio di perdere anche la ruota. Una fotografia in un attimo di relax, ancora in Cina, come si vede dalle persone che contornano la macchina. E questo Guizzardi, il sottufficiale di cavalleria che faceva l'autista di questa Itala, che forse si può definire anche una delle prime fuoristrada. Ecco, queste sono le fotografie degli altri gruppi, quindi sicuramente più comodi. Beh, queste sì. Però sono arrivati un mese dopo.
macchine questo normali. Questo dimostra che non basta una buona tecnologia, no, quando c'è la testa che funziona. Sì. E adesso passiamo dalla Cina alla Russia, dove ha avuto un grande incidente e che poteva effettivamente anche rimanerci secco. Fortunatamente non è stato così. Ecco. Allora, come segno di confine, bastava quel bastone a righe bianco-nere, quello era il confine fra la Cina e la Siberia, e la Russia, insomma. Questo è l'arrivo in una città russa, dove viene accolto con applausi. Barzini è quello che ci guarda, accanto al volante. Questo è sempre nella cittadina russa. Ancora nella città, probabilmente a prendere qualche cosa finalmente di fresco, non so se bevesse vino o birra, ma insomma un qualcosa di fresco e di più umano. Ecco, qua non abbiamo il guado con la gente che spinge, ma abbiamo comunque un traghetto spinto o tirato, a seconda dei casi, a corda. C'è chi spinge e chi tira. C'è chi tira. Qui viene drenato per il problema della benzina che dicevamo prima, 33 litri per 100 km è un grosso consumo, e quindi non poteva viaggiare con l'autobotti. Ecco, qua purtroppo ebbe un grandissimo incidente, passando sopra un ponte, fortunatamente non alto, il ponte si è sfondato e l'autovettura è caduta, si è messa nella posizione che vedete. Con l'intervento del genio dello zar, che stiamo in Russia, e di altra manodopera, riuscirono a ritirarla fuori e con i piricambi che si portava dietro, riuscì a rimettere in strada funzionante la vettura. Qui il ponte l'ha tradito. Evidentemente sembravano assi a posto, ma non hanno retto. Ma forse era il peso. Per gli uomini, non per i mezzi. Sì, forse era per gli uomini, ma anche qui, diciamo, il rischio della persona. Andiamo, proviamo, dobbiamo arrivare prima. Qui è un tentativo di recupero, qui vediamo meglio come è stata recuperata. Si vede un ufficiale russo che comanda le manovre. Questo è lo sponsor, cioè il principe Scipione Borghese, colui che ha pagato, che non ha mai guidato, ma è una fotografia d'obbligo, perché non so quanto gli sia costata. Ma anche lui ha fatto un affare, perché le azioni della Itala sono passate da 25 lire a 350 lire. Stiamo parlando del 1907. E qui siamo quasi all'arrivo. Questa è la penultima tappa prima di Parigi. Barzini sempre al posto del navigatore. Qui è Boulevard Voltaire all'interno di Parigi, quindi ci stiamo avvicinando all'arrivo. Questa è un'altra fotografia di un certo interesse. Attraverso la Senna entra proprio nel cuore di Parigi da solo, gli altri seguiranno dopo 20 giorni. E qui arriva davanti al giornale Le Matin, il giornale che aveva promosso questa, sì, organizzato un po' il tutto, ma soprattutto promosso questa sfida. Ecco Barzini col foulard bianco, con una faccia che sembra da bambino, ma probabilmente molto sorridente. Io dico, ci hanno avuto controlli lungo il percorso, qualcuno? Sì. C'erano degli ispettori inglesi, sì, che controllavano tutti. Prima ne avevamo visto uno con la barba, questo è l'ingresso, l'abbiamo visto prima, ma un giornale che ha girato. Qui in Francia non lo chiamano Pechino Parigi, lo chiamano Pechino Matin, Matin è il nome del giornale che dicevamo prima. Barzini è quello in piedi giù dalla macchina. E torno a dire, questa manifestazione è viva tutt'oggi. Si percorre, c'è chi la vuole percorrere con macchine antiche. Ecco, questa manifestazione a suo tempo fece il boom anche sulla pubblicità. Questa è una pubblicità di cioccolato, Danone, non so se ci sia ancora, con la partenza all'arte. Furono fatti numerosissimi quadri di questi avventurosi uomini
che giravano per quei posti impervi. Questo è uno dei tanti. La storia mondiale ne ha parlato, questo è un libro tedesco, un po' come girare il mondo, Perigi Pagino. Questo è quello che dicevamo prima, Gli autisti pazzi, è un libro americano. Furono fatti i fumetti, anche. Perché chiaramente la televisione non c'era, nemmeno la radio a quell'epoca, però tutto quello che era pubblicabile per interessare, per promuovere questo tipo di discorso, questa è la Domenica del Corriere, la copertina di Beltrame, l'arrivo a Parigi di Barzini e del principe Borghese. Quindi tutti i mezzi ne hanno parlato. Poi addirittura sulla pubblicità delle macchine e dei accessori per auto, questa è una reclame della Bosch che c'è tuttora. Ci riprende alcune fotografie che abbiamo visto prima. Quindi la risonanza mondiale è stata grande, 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 in tutti i settori che allora potevano essere toccati. Insomma. Questa è una fotografia così che ci ricorda che anche l'anno scorso è stata corsa la Pechino-Parigi, 1907-2007, con una macchina degli anni 50, ma pensano che è un'americanata. Questa era l'agenzia Stefani, dove Barzini fece un'ottima carriera e forse ebbe dei problemi alla fine della sua vita, magari ne parliamo. Un grande orbietano, Luigi Barzini. Uno lo legge in Australia, legge le sue imprese in Australia piuttosto che in Germania, ecco. Sì, sì. Beh, insomma, come abbiamo visto dall'immagine, un uomo sicuramente avventuroso, che non è che avesse paura di molto, perché insomma. Noi non l'abbiamo visto più di tanto nelle fotografie perché era lui che scattava le fotografie, quindi non poteva avere il dono dell'ubiquità, insomma. Però un'impresa memorabile. Abbiamo visto le strade da percorrere e i mezzi che erano da percorrere, certo. Ognuno si è fatto l'idea di quello. Ah sì, belle immagini, sono immagini. Sì, qualche volta uno nemmeno l'immagine, no? Le difficoltà viste, dice porca miseria, ma quelli veramente hanno un'avventura. Una grande avventura. Una grande avventura. Mezzi ancora non collaudati, perché stavamo. Quindi tutti i rete che oggi si conoscono, che si seguitano a fargli era questa esperienza. Penso sia stato un pioniere, il primo pioniere, a lanciare questa moda. Sì, sì. Il primo, poi insomma, come abbiamo visto le immagini, non erano strade quelle. Erano fanghiglie oppure luoghi pieni di sassi. Quindi pensiamo anche che vuol dire ricambi. Forse erano tracciati umani che passavano lì, carovanieri, che quindi non era manco una strada. No, infatti Barzini ha seguito quel percorso perché sapeva che c'era la carovaniera. Quindi le strade le facevano le stesse ruote delle carovane, degli animali. Sì, i zoccoli dei cammelli li facevano. Pensare che tutto è stato fatto con una macchina da 24 cavalli, 1600 km. Sarebbe stato possibile almeno 24. Quindi avrà avuto dietro al seguito anche dei meccanici, perché no, meccanici, l'autista era anche meccanico, perché non si è mai rotta. Allora le macchine erano così perfezionate come oggi, per caso no, si sarà rotta, e quindi si saranno rotti cucinetti, qualcosa, quindi lungo il percorso sicuramente anche Ma difatti questo sottufficiale di cavalleria che era l'autista, Guizzardi mi sembra si chiamasse, un bolognese, era il meccanico. Poi si è portato dietro, chiamiamoli facchini, quelli che con i cammelli portavano la benzina, portavano da mangiare. Chi ha faticato sono stati i cammelli facchini più che altro. Lui ci ha messo la testa, l'inventiva, l'intelligenza, però evidentemente sa che faticava. Ce l'avevano anche gli altri, quindi appunto prima abbiamo visto anche in funzione della domanda di Mauro. Un signore con la barba e con un casco coloniale a punta, che era in inglese, chiamiamolo giudice di gara, quelli che controllavano che non venissero prese scorciatoie o fatte cose strane, insomma. No, ma io penso che lui si sia avvantaggiato usufruendo della ferrovia, però non riesco a capire, anche a quell'epoca c'erano state le traversine, e quindi da una traversina all'altra c'era... Non è stato un viaggio comodo, immagina le palestre come devono essere.
quindi pazzesco proprio, no? Penso che sia stato veramente un pellegrinaggio, però ce l'ha fatta con 20 giorni d'anticipo. 20 giorni su un viaggio di meno di 3 mesi, per cui no, su un anno insomma. Per comunicare che c'era. Ah no, ma anche qui fu una grande cosa, grazie, me l'ho dimenticato, la grande cosa di Barzini, che lui ha seguito la Transiberiana perché ogni tanto si attaccava al cavo telegrafico e mandava i propri servizi sia al Corriere della Sera che al Daily Telegraph. Quindi tutto il mondo riusciva a seguire, diciamo dal vivo, ovviamente non dal vivo come oggi in presa diretta, però non per posta. In un certo senso si attaccava abusivamente. I telegrafi a quell'epoca erano cose diverse. Insomma. Però ecco, seguì, mandava i messaggi, mandava i propri articoli attaccandosi alla linea telegrafica che correva lungo la Transiberiana, sì. E anche questa fu una cosa intelligente e comunque una cosa che a lui serviva in quanto inviato speciale, e agli altri che erano, chiamiamoli signorotti in gita, non serviva. Questa è veramente un'impresa, non so, che ci qualifica nel mondo, insomma, no? Un personaggio appunto che merita tutto il nostro rispetto, sì, d'accordo, il premio Barzini, però nelle scuole non è sentito, forse nemmeno la gente si rende conto, insomma, dell'impresa che ha fatto.